Alla scadenza del termine indicato dalla Regione Marche per presentare le richieste di risarcimento dei danni subiti dal maltempo, il Comune di Fanno è riuscito a quantificarli. Le domande ricevute da parte di privati cittadini sono state 58, nelle quali sono stati segnalati danni per 436.000 euro, mentre 54 sono quelle pervenute dalle attività costiere, quindi bar, ristoranti e spiagge, per un totale di 1.333.000. A questi poi vanno aggiunti quelli provocati alle infrastrutture pubbliche. 135.000 euro è la cifra necessaria per gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua, 105.000 per i lavori di sicurezza stradale e di viabilità e quelli sulla costa, comprese le scogliere e la diga forana del porto, per 5.910.000 euro. In totale i danni al patrimonio pubblico sono di circa 6.150.000. Ci sono delle leggi regionali che bloccano gli interventi per le spiagge, quindi livellamento e sistemazione? Ecco, dal 2013 effettivamente c'è una delibera di giunta regionale che pone diciamo, tutta una serie di regole molto vincolanti sui ripascimenti. Ecco, si potrebbe ritenere che un alleggerimento di questa norma, soprattutto legata a eventi calamitosi, possa favorire sicuramente un ritorno alla normalità. Ma gli stabilimenti balneari sono legati alle attività turistiche e preoccupato per la prossima stagione il presidente degli alberghi consorziati Luciano Cecchini. Abbiamo degli eventi molto importanti, uno è la Colle Marathon, l'altro i 30 anni del gemellaggio di Rastatt, e avere le spiagge in queste condizioni per noi è penalizzante. Siamo stati alla BIT, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, degli ottimi successi anche sulla programmazione. Adesso abbiamo il CILD di Modena, dove parleremo del turismo familiare. Per noi le spiagge sono il 70% del volano del turismo.